Che oggi all'articolo 1 molti colleghi intendono recepire sull'allegato B dell'atto in esame potranno essere facilmente recepite con la nuova legge di delegazione se ci sarà un accordo. Per questo motivo, in particolare sull'articolo 1, il parere è contrario. Grazie. Governo. Parere conforme. Grazie, onorevole Bellanova. Allora, passiamo ai voti. Emendamento 1.13, Crombickler. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione. Prego, onorevole Crombickler. Grazie, Presidente. Io vorrei soltanto dire, noi abbiamo proposto degli emendamenti tutti molto migliorativi, molto da accettare. Io, sin dall'inizio, qui devo dire insomma che assisteremo ad una discussione, come dire, molto fantasmagorica. Il provvedimento viene dal Senato e che già in commissione e ancor più qua so che c'è l'intento di non accettare nessun emendamento. Viene blindato e deve uscire dal Senato e deve uscire dalla Camera blindata. Quindi un Parlamento che su indicazione o su comando del Governo si presta, diciamo così, a non a entrare in nessun modo nel merito di qualche emendamento, io lo ritengo una umiliazione della nostra Assemblea, del Parlamento, e noi sosterremo adesso questi emendamenti per niente in modo ostruzionistico, ma minimamente dignitosi, che meritano per il loro contenuto. Grazie. Grazie. Allora, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.13 Crombickler. Parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Greco. Giuliani. Ravetto. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.15.